Come vendere casa al meglio di proprietà di una persona anziana? In che senso una persona anziana? Non si vende come tutte le altre? Si può fare, ma questo è un video che parla di un metodo per venderla al meglio. Ma prima di iniziare, iscriviti al canale. Tanti consigli e argomenti sulla compra vendita immobiliare. Quindi rimani aggiornato, aggiornata, clicca sulla campanellina. Analizziamo il caso, quindi una persona anziana, 85 anni, 90 anni, decide di vendere casa, magari perché si deve avvicinare al figlio, oppure vuole vendere per andare in una casa di cura, dipende anche dalle condizioni della persona. La prima cosa, ovviamente, è fare una procura a vendere a un familiare, in genere il figlio. E perché? Perché comunque almeno si evitano spostamenti, stress, perché poi quando si va sotto stress non si ragiona come si dovrebbe, quindi magari si fanno scelte che non si vogliono fare. Quindi per fare scelte giuste è opportuno delegare la vendita a un familiare. Se ovviamente le condizioni di intendere e di volere sono ottime, si fa questa procura a vendere, si fa fare una valutazione dall'agenzia che si sceglie e si va avanti con la compravendita immobiliare. Quindi poi il giorno del rogito per le firma delle proposte, l'incarico e tutto quello che c'è da firmare, c'è ovviamente la persona che ha la procura. Se invece si ha dubbi sulla facoltà di intendere e di volere, oppure la persona sta male, anche delle disfunzioni cognitive, magari quando è sotto stress si perde un po' i pezzi per strada, per essere corretti sia con la persona che vuole vendere e con tutti quelli che lavorano per la vendita, ma anche il figlio o il parente che ha la procura, e quindi magari anche la persona deve andare in una casa di cura, è consigliabile parlare con un avvocato che parli con il giudice e faccia fare una perizia giurata sull'immobile. Dopodiché si confronta con una valutazione dell'agenzia immobiliare che si sceglie e si sceglie il prezzo di vendita, ovviamente tramite il giudice. Se durante il ciclo di vendita, che ovviamente deve essere documentato dall'agenzia e quindi sia l'avvocato che il giudice deve essere aggiornato sull'andamento, ma anche come i proprietari dell'immobile, se durante le attività si evince che non si riesce a concludere la vendita per via del prezzo, ovviamente l'avvocato va dal giudice e chiede di adeguare il prezzo di vendita della casa. Ovviamente non è una cosa semplice mediare con i genitori di una certa età o comunque parenti di una certa età, vista la situazione delicata, però il modo migliore, il modus operandi è questo. Se questo video ti è stato utile, lascia un like e un commento, e poi nella bio e in descrizione trovi il link per scoprire il nostro metodo di vendita a Pescara e Provincia, che è Open House 2.0, e c'è anche il modulo per lasciare i contatti e essere ricontattato per candidare il tuo immobile in due clic, oppure i contatti diretti. E c'è anche il webinar, come vendere casa al giorno d'oggi, e ci vediamo al prossimo video e vi mando un saluto. Ciao!